ragazzi, in questo nuovissimo video sul GTA 5 online siamo ritornati con Stormy e Murri. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti ragazzi. Però aspetta, Jumpy, vorrei sottolineare una cosa. Tutte le volte che lo stronzo di Jumpy Tech fa l'intro mi viene in mente questa canzone. Minchia. Ma sei un degrado, una canzone di merda manco l'hai imparata. È la sbagliata, scusatemi. Fai cacare, se tu fossi stato nelle Zeppelin sarebbero falliti. No, ricordiamolo un attimo che a 20.000 like e 3 io la smetterò di fare battute squallide, come ad esempio: ma la storia di Adamo ed Eva fu il primo melodramma? Quindi ragazzi, arriviamo a 20.003 like per mandare di nuovo Stormy in India. Anzi no, in India non ce lo mandiamo, però smetterei di fare queste battute. Sì, sì, così va a prendere i marò, così va a prendere i marò. Ok, allora Murri, vabbè, Stormy salverà i marò. Quindi questa è una cosa molto importante. Quindi passate questo video al governo, così anche loro prenderanno a mettermi no, piace. Facciamo partire l'hashtag Stormy ridacci marò. Esatto, esattamente, esatto. Bravo Stormy, mi sei piaciuto. Grazie. Complimenti. No, perché io sono sveglio, raga. Appena mi dite qualcosa ho subito un'idea pronta per bravo voi. Non sembri milanese, i soliti milanesi sono tutti sai, io sono come la pizza è proprio lo stronzo. È già fatta, non è vero. Sì. Aspetta che mi sale un po' lo yogurt. Coppa! T'ho visto volare col palo. No, ma perché quel semaforo non era norma. Adesso l'ho sradicato, è tutto appunto. Adesso il comune è più contento. Adesso condono edilizio e la mafia non c'è più. Ragazzi, sapete che perché sono zitto? Perché sono prima, arriverò prima e vincerò la gara. Io sono dietro, Stormy, preparati ad essere in culo. Stormy, lo sai che cosa fa un giapponese dentro un igloo? Stormy, dove vai? Ciao, ti ho fottuto. Ciao a tutti. Non lo so io cosa fa un giapponese dentro un igloo. Fa il sushi, il sashimi, cosa fa? I cubetti di ghiaccio col culo. Ah, ma aspetta che proprio mi è venuto da prudere il culo dopo questa battuta. Aspetta. Lo stai capendo? Porco. Tutto il governo. Come cazzo si fa sta gara? Non lo posso sì, spiegare. Invece l'ho capito. Aspetta, aspetta che lo sticchio mi prude. Coppa, oh, Stormy, non l'hai visto la macchina bianca? Che cazzo tu? Ma non ci passo, non ci passo. Madonna, che testa di minchio. No, mi sono incastrato. Ragazzi, ma i baci Perugina vengono fatti con i baci. Ah, si parte da qua. Che vuol ride molto difficult, ragazzi. Veramente. Complimenti a chi l'ha scelto, Jumpy. Oh, ma io vado a finire sempre nel campo di beach volley perché cerco le beaches. Aspetta che. Oh, raga, ma oggi Murri è proprio. C'è proprio la battuta proprio. Pronta a farla esplodere. Pronta consegna. Quella è Amazon Prime. Oh mio dio, raga, ma che cazzo di vuol ride HB è questo? E mi sono bloccato. Qualcuno mi dà una spinta, raga. Murri, no. Ammutta, coppa. Bravo, frate, vieni qua. No, ti filmo. E allora, ciao a tutti, adesso a tutti. Io faccio così. Piano! Boom! Piano! Non così forte! Che schifo ti che faccio mica qua. Passare, figlio di puttana. Me ne fa male ancora ora, vedete per quanto male ste forte. Raga, ma mi sta salendo la polenta un po', che cazzo è? Come si fa sta roba? Cosa si mangia oggi? Dai, raccontiamo un po' i nostri fans cosa abbiamo mangiato. Io personalmente ho mangiato la zuppa di zucca. Voi cosa avete mangiato? Io la zuppa di minchia. Allora, io a pranzo ho mangiato il sushi, ho portato mio padre al sushi e stava per sboccare. No! Alla fine, mannaggia il sushi! È schifo questo sushi! Vai, Stormy, ti ho preso un po' di sci. No! Mannaggia i cavi elettrici! Diciamo una volta per tu, con cosa hai fatto il mio colluttore? Il mio. Il mio collirio degli occhi, vediamo un po'. Con la sborra! Diciamolo una volta per tutte, composizione è composto da PHMB 0,0002% e poi da Echinacea Plus 0,001% e da GPE, che non è un carburante, dello 0,012%. Che c'è? Ma raga, ma io rallento, non so che. Mi frena. Non dovete toccare, toglietevi! Lo so. Aspetta, Stormy, aspetta, Stormy, non riavviare. Ci pensa Jumpy Tech, aspetta, Stormy. E sono ancora qua! Via! Già! Togliti! Togliti! Già! Che fai il degrado, sto. Dai, e si blocca. No, Jumpy, togliti dal cazzo, togliti dal cazzo. Dammi la pacca. Dai, Stormy! Oh mio dio, Stormy! Vai, Stormy! Vai, Stormy! Vai, Stormy! Ce l'ha fatta! Ce l'ho fatta! Ce l'ha fatta, che buccio di culo! Guardate in basso a sinistra, attenzione, c'è la rivincita di Stormy che perde tutti i warride. Ma questo warride lo passa e viene a vincere prima posizione. Attenzione, siccome proprio non c'è un cazzo da fare, no! Sono troppo bravo. Mannaggia, guarda dove sono, Stormy! Aspetta, che sto provando. No, non cadere, se torna, no!
Oh, aspetta che è caduto il signor Giampa. Adesso mi fa ancora più schifo. Picchietta verso destra. Bravo, bravo così. Vai, picchietta. Attenzione, no, c'è un po' di aderenza col pavimento, ma forse ce la farà. Attenzione. Attenzione, signor Giampidek. Riesce ad entrare nel Warride. Ma nonna, Stormy, sei proprio attosso un cristiano. Attenzione, Giampidek ci riprova. È sempre lì su Warride. Entra in galleria. Oddio, non lo vedo più. Ah no, ecco lui. Sta picchiettando verso destra. Vediamo se si ribalta. Attenzione, lo specchietto parte via. No, ma lui c'è. Accelera, accelera continuamente. Entra nel Warride. Incredibile. Vediamo se ce la farà. Oddio, ce l'ha quasi fatta. Incredibile, ce l'ha fatta. Boom, bitch. Vaffanculo. E mi sa che vaffanculo. Amore, tenterà a succhiare la minchia un'altra volta. Micchia, sempre sta Zentorn, non te l'avevo visto. La Zentorn non me è passata. Ragazzi, io vado qua, vado a sanare un altro condone edilizio. Ah, compa, questo palo, visto? Questo palo è di materiale intoccabile. Guarda, non si stacca, guarda qua. Vedi, nemmeno con la trazione posteriore. Vedi. Questi pali non sono a norma e io li denuncio. Allora, ragazzi, vi dico un altro aneddoto. Sapete quell'animale che vive soprattutto grazie alla luce? La lucertola. Insomma, questo è un per riassunto della mia gara. Eccoci con la seconda gara, ragazzi, per la felicità di Giorgio con i... Grazie, quando mi chiami Giorgio mi bragno la minchia. Comunque andiamo con il Liberator, ragazzi, forza così. Vabbè, oh, manco il busto ho preso. Che schifo che fai. Minchia, Stormy. Ah, abbiamo 4 stelle, picciotti. Ecco, minchia, se l'aveva acceso, se ne era accorto. Mi sa che è un po' un dito nel culo questa gara allora, picciotti belli. Al chilometro 243,3, direzione Milano, tra Barberino di Mugello e Ronco di Laccio. Che, tra l'altro, ho scoperto adesso che esistono. Io non sapevo, lo sapevi. Io no, perché Barberino di Mugello, io vado dal barbiere. Io vado dal barbierone di Mugello. Allora, aspettate, dopo questa battuta di merda, mi sa che mi conviene andare avanti. C'è traffico intenso in direzione Milano. Perciò, chiunque si trovi adesso in questa, comunque in questa località, è pregato di moderare la velocità e di stare un po' più. Sì, esatto. Io vorrei sapere dove cazzo bisogna andare adesso. All'altro mondo. No, figlio di troia. Vabbè, non riesco a stare. Carivo. Minchia, che schifo, X-Murri, che fai? Sono ultimo. Questa cosa non mi sta piacendo. Questo discorso non mi piace. Ok, ho preso il checkpoint. Vai così. Ragazzi, mi stavo un attimo venendo un durello che voi non ve lo immaginate, ma mi sta sfondando, cazzo, la porta di casa. Cazzo, il cazzo di ossidiana ti è venuto, madonna. Mi è venuto il cazzo di magma e adesso lo tocchi e ti bruci la fica. Oh, ma Murri, ma oggi che problemi c'ha Giampi che non riesce a fare questo? Sono caduta. Probabilmente ha cambiato sesso recentemente. Sì, esatto. Guarda che amici di merda che non mi aspettano. Ma ti aspetto, ma per me, guarda, se muori faccio festa, anzi. Cazzo, poi... di nuovo, ma porca troia buttanazza. Fatto, succhiatemi il cazzo. Sì, ma lei capisce, Giampiter, che è tipo 20 minuti dietro di noi. Stormy, per questa vittoria. Guarda, che hanno concluso sinistra. Entrambi. Attenzione, non sento più Giampiter. Comunque, ragazzi, per questo video su GTA 5 Online era tutto. Io come sempre vi invito a lasciare un bel pollicione in su sotto a questo video. Arriviamo a 20.003 like. Aspetta, ma Giampi, non ho capito un cazzo. Cioè, mi spieghi perché richiedi il like quando gli hai chiesto all'inizio? Questo proprio non capisco proprio. Chiedo scusa, Stormy, mi consente. E vi saluto, l'ho già visto che tutto è ciao ciao.